servizio. Zegger vola, ricezione Sbertoli, la giusta per Micheletto, c'è Lucarelli in difesa. E allora tutta la rete di De Cecco per Ivan Zaitsev, Thiago, vincente dello ZAR. 18° punto Lube, toglie dal cilindro del propri colpi Ivan Zaitsev, questo diagonale esulta perché finalmente... Sì, c'è solo il rammarico dell'inizio del secondo set per adesso. Il resto i nostri ragazzi fanno quello che possono, perché più di così... Adesso è stata scagliata questa è una palla, una lavatrice straordinaria. In parallela. Straordinaria. Da parte dello ZAR che è andato a segnare. Forzare stavolta su Yandra, ricezione sfugge, c'è quella rincorre, pallone alto, diventa buono per Zaitsev che tira fuori dal cilindro una bella parallela che passa in mezzo al muro, disattenzione di Perugia, 14-13. Bravo Ivan Zaitsev in questa occasione, una ricezione non proprio precisissima lì, Yant permette 5-0. Zaitsev, ace. Dunque, fondamentale della battuta. Decide questo primo set sul finire. Peccato perché Taranto ha lottato. Fari, Luciano, Giamplot su Kasinski. Bertoli vuole Micheletto, le mani del muro a tenere. Lungo la difesa di Balaso, De Cecco attacca con Zaitsev. Il set ball è Lube. Arriva il time out di Angelo Lorenzetti. 25-24, Cucine Lube Civitanova. Sentiamo la panchina di Trento. Punto di battuta. Balaso tiene De Cecco per Zaitsev. A tutto braccio come un treno dalla seconda linea. 6-5, la bordata di Ivan Zaitsev. Di Vyacheslav. E ancora mette il turbo. 7-4. Pochi punti per lui. Randazzo su Lucarelli, De Cecco da un'occhiata, prova Zaitsev, perfetto questo suo diagonale. 5-5. Ivan Zaitsev al servizio. Su bottolo, De Cecco, Zaitsev, posto 4. 5-5 Ivan Zaitsev, migliore dei suoi. Ha proprio il piglio giusto per affrontare questa stagione. Almeno crediamo che sia questa la scelta di Coutinho, di risparmiare il sì. Bulgaro in recezione. Sì, sì, anche perché si trova nel turno di Zaitsev che va verso uno e ci va anche discretamente. Sì, perché Desmet appena entrato. Niente male, questo fondamentale, riceve Balaso. Zaitsev, cambio palla. È proprio Ivan Zaitsev. Tra le altre cose c'è anche Graziato, noi eravamo in traiettoria, se l'avessimo presa in faccia ci avrebbe veramente cambiato i connotati. Ora Zaitsev a terra per il 13° punto Lube dopo l'attacco di Asparuhov che ha portato Padova a 18. Questa Stefano era dritto per noi. Eccezione di Balaso e ancora Zaitsev, risolve lui, ha la mano calda stasera. Asparuhov, eccezione di Zaitsev, pallone di De Cecco per Nikolov da posto 4, la difesa di Padova.
poi con palla a filo Zaitsev la appoggia appena, Zenger è lì sotto ma non può fare nulla. Dunque è il 20-15, altro cambio già visto nel corso del terzo parziale, quello appena avuto il cambio palla ha inserito Diamantini al servizio. Ora Rizzo, vediamo se riconquista il cambio palla. Lepki la tiene Gabi Garcia ma dall'altra parte delle rete. Falaschi, ancora Lepki di petto D'Amico in difesa. E qui Taranto non riesce a chiudere il punto e quindi concede a Zaitsev la possibilità di portarsi in vantaggio, e l'urlo sovrumano di Zaitsev la dice lunga su quanto stia soffrendo la Lube, ma ha tirato fuori la determinazione nel momento giusto. Grazie, lo ripeto ancora una volta. La seconda linea è un altro mondo, quindi gli 8 secondi sono utili. Ora c'è il muro di Gabi Garcia che ferma l'attacco di Padova e poi quello vincente di Zaitsev che intercetta il lungolinea di Diasmet per il 7-5. Lube che dopo l'attacco di Andani del 6-5 va nuovamente sul più 2 con il muro vincente di Ivan Zaitsev. Calma e gesto. Far finta che non fosse sua. Ora altro erroraccio per Diasmet che sul servizio salto flot di Zaitsev riceve ed è Cecco che ora serve. Ricezione buona di Asparuhov, poi arriva Takashi e un pallonetto difeso da Bottolo. Ancora Nicolo va ad attaccare da posto 4, questa volta non riesce a mettere palla a terra. A mani unite De Cecco sull'attacco di Petkovic, ancora Nikolov sulle mani del muro, può rigiocare la Lube, lo fa con Zaitsev, toccato però il pallone da Canella. Allora Asparuhov, il muro di Anzani buono, De Cecco alta contromano per Zaitsev, la mette giù lui per il 17, azione lunghissima che viene chiusa da Ivan Zaitsev che ridà il più 3 alla formazione allenata da Chicco Blengini. Luciano De Cecco al servizio. Si ricomincia l'Aerosole Forum nel quarto parziale, si ricomincia con Padova avanti 2-7-1 per effetto della vittoria nel primo e nel terzo set. Ora prima azione di gioco con la piazzata di Zaitsev che sorprende tutta la seconda linea della formazione ospite di vantaggio. Rimangono i 6 punti di vantaggio per Padova che è andata a segno con Asparuhov e ora però nulla può sul pallonetto di Ivan Zaitsev che regala il 6° punto alla Lube che è uscita da una situazione sicuramente di... Quando nelle sfide con Padova De Cecco su Zaitsev, ancora un colpo vincente per Zaitsev. Lui è il punto numero 7. Cime Antonov, poi la primo tempo, scusa, la pipe di Falaschi su Antonov non va. De Cecco, Zaitsev ancora lui, una spina nel fianco per la fase di muro difesa di Taranto. 7-5 per la Lube. Per arginarla è un'opzione che a muro la Lube non sceglie come prima, come principale. E intanto di astuzia Zaitsev trova il cambio palla. Ed è su Balaso. De Cecco per Zaitsev, la risolve lui e probabilmente in quello strappo dal 19 a 6. Giocatori italiani su 14, seguiamo in diretta invece Zaitsev che palleggia su Bottolo, muro a 3 di Taranto, la palla cade nel campo pugliese. E ancora Bottolo
siamo a Taranto, squadra forte con notazione italiana come l'anno scorso è stata. Mengozzi appena entrato in campo, Vidal battuta. Segna il pallone da Lucarelli, De Cecco dietro da Zaitsev che gioca sulle mani, c'è la difesa proprio di Mengozzi e poi Zaitsev la ringrazia perché il pallone filo rete. È un cioccolatino che va in sua terra, 19-12. Due colpi consecutivi di Ivan Zaitsev, il primo pallonetto giocato sulle mani ha messo in difficoltà.